Nei fatti non c'è stata questa scelta di campo di fare del trasporto pubblico locale, quindi della qualità della vita nelle città, una questione primaria dell'azione di governo, perché di questo io sto parlando, non di farne una questione tecnica del ministro dei trasporti, ma di farne una questione centrale dell'azione di governo, perché è allo stesso tempo politica economica, politica energetica, ambientale, politica dei trasporti, politica urbana. E intanto che queste politiche diventino priorità di qualcuno, persone e merci in Italia domandano sempre più carburante per camminare. Quanti barili abbiamo consumato fino ad oggi? Circa 1.000 miliardi di barili, per l'esattezza un po' meno. Quanti ce ne rimane? All'incirca altrettanti, forse un pochino di più, quindi siamo al famoso punto di mezzo. Però considerando che nella prima parte, da quando si è iniziato a estrarre petrolio in maniera massiccia, considerando che in questa prima parte i consumi erano più bassi, dal picco in poi... Probabilmente abbiamo davanti ancora 30-40 anni di produzione di petrolio. Dopo questi 30-40 anni? Dopo questi 30-40 anni, allora il futuro è anche prima, possibilmente, vedete, ci sono due cose. Questo è petrolio del Dubai, petrolio molto nero e molto schifoso, se permettete, bruttino. E questo è il passato e ancora per un certo periodo il futuro. Ma il vero futuro, a mio parere, è questo. Vedete, questo qui è un pezzettino di silicio. A che serve? Per fare le celle solari, per fare le celle fotovoltaiche. Se nel frattempo cominciassimo pure a utilizzare meglio quello che già c'è. Come questa monorotaia a Wuppertal. Esiste così da più di 100 anni e la città si è sviluppata sulla sua direttrice, con le case e le attività, e non il contrario. È sempre meglio utilizzare meglio ciò che c'è, invece di costruire o comprarsi qualcosa di nuovo. Così se tu hai un sistema del traffico cittadino che, diciamo, è, come dire, costa, perché tutti questi monorotai ha un sacco di acciaio e ferro, esempio di Wuppertal, però invece di toglierlo e mettere un nuovo sistema è meglio di migliorare quello che c'è, perché c'è l'energia e materiale grigia, vuol dire per renderlo effettivo, per realizzare, è già stato speso così tante risorse. È energia grigia quella contenuta nella vita degli oggetti, e se gliela allunghi non esaurisci la miniera e non riempi la discarica, come fanno a Colorno, in Pianura Padana, vicino Parma, e negli altri comuni che si sono voluti chiamare virtuosi, e non sono certo tutti gli 8.101 comuni italiani. Per quanto riguarda i PC, ad esempio, e materiale informatico, una parte, quelli più recenti, vengono recuperati, perché abbiamo una convenzione con un gruppo di ingegneria che ci fa questo servizio e poi vengono riutilizzati presso scuole o altre strutture che appunto hanno bisogno di questo tipo di materiali. E queste cose qua la gente le butterebbe nell'immondizia, insomma. Sì. E chi è interessato appunto viene, visiona il materiale che c'è a disposizione e poi viene assegnato. Quanta energia c'è in tutti i contenitori che usi una volta sola e poi butti? E l'utilizza, quando è vuoto, ritorna, le viene scontato il prezzo del flacone e io glielo rabbocco col detersivo che lei vuole. Trovo un'iniziativa molto valida, perché sarà un risparmio, una riduzione di rifiuti, un vantaggio per la nostra salute. A me interessa poter dare la salute a tutta la popolazione d'Italia. Nella mensa scolastica, da settembre di quest'anno, si beve acqua del rubinetto. Di conseguenza non abbiamo più il riciclo della plastica da fare, e poi il discorso semplicemente anche del fatto di come viene trasportata, insomma, la normale bottiglia d'acqua gira per tutta Italia, no? Su camion. Alla fine della giornata, quanti sacchi al giorno faceva di bottiglie? Facevamo dai 6 ai 7, 8, 10 sacchi. Nel contesto di un comune piccolo come Colorno non è che sposta di tanto, non fa tanto la differenza, ma immaginiamoci se questa cosa la facessero tutte le mense scolastiche di tutti i comuni italiani. Significherebbe risparmiare un quantitativo di plastica
e di trasporti per portare avanti e indietro per l'Italia queste bottigliette assolutamente infinito. Recuperano energia grigia una sessantina di imprenditori pugliesi che si sono associati in modo che gli scarti, i rifiuti, le esternalità di un'impresa diventino materia prima per un'altra. È veramente un dispendio di energie e di risorse quello di portarlo in discarica. Dal pneumatico non si può fare un altro pneumatico. Questo in particolare è una pavimentazione antitrauma. Questo è un prodotto, tra l'altro, che quando esaurirà la sua funzione potrà essere nuovamente riciclato. Queste sono tutte bottiglie di plastica, sono tutte bottiglie di plastica da raccolta differenziata. Le tonnellate della plastica, se voi vedete, sono quantitativi non indifferenti, 3.685 tonnellate di petrolio. Non sprecano energia nei rapporti di lavoro. Io posso decidere di concordare con un mio cliente l'erogazione di un prodotto o servizio in determinate ore del giorno, dicendo che arriverò da lui non prima delle 10.30 e andrò via alle 18, perché il mio personale viaggia solo con treno. Se io nella relazione spiego lui che il mancato utilizzo dell'automobile, il fatto di utilizzare un mezzo pubblico, questo produce in realtà una dimensione di risorse che fa bene a me e fa bene anche a lui. E se lui incomincia a percepire questa cosa, nella catena del valore della relazione cliente-fornitore può darsi che cambia anche qualche cosa nel modo in cui il mio cliente modifichi la relazione con altri fornitori o con i suoi clienti. Si salva energia che altrimenti andrebbe sprecata quando le imprese mettono a disposizione risorse che non utilizzano per una fondazione che recupera libri. Buona parte di questi libri di particolare valore culturale andrebbero al macero e noi invece cerchiamo di recuperarli e di distribuirli su tutto il territorio nazionale, privilegiando in modo particolare le scuole. La fondazione deve consegnare dei libri, noi la sera li prendiamo, li mettiamo nei nostri furgoni e li portiamo. Non costa niente, tanto comunque lo va a mandare. Quindi è gratis. Sono a disposizione studi attrezzati, sale riunioni, in questo momento ci sono 3 offerte, uffici, depositi e magazzini, spazi verdi. L'inutilizzo di uno spazio è spreco. L'inutilizzo di alcuni posti in auto è spreco, l'inutilizzo dei miei scarti di produzione è spreco, l'inutilizzo della mia banda internet è spreco. Allora il fatto che la mia banda internet sia a disposizione di studenti, di persone deboli, gratuitamente, il tutto è sono scambi, sono doni non mercificati, produce ricchezza, ricchezza culturale, ricchezza sociale, automaticamente riduce l'impatto delle nostre azioni sull'ambiente. Risultato? Sono avvenuti degli scambi gratuiti. Non c'è stato passaggio di denaro, però tutti hanno potuto godere di beni, compreso la comunità nella quale si svolgono questi scambi. È un esempio di crescita senza spreco di risorse. Eppure, tutto questo sfugge al calcolo del PIL, il prodotto interno lordo che misura la ricchezza di una nazione sulla produzione delle merci e sul consumo delle risorse. Maggiore è la crescita delle merci che si scambiano con denaro, maggiore è il benessere. In realtà il concetto di merce non corrisponde al concetto di bene, perché per cui noi possiamo avere delle merci che fanno crescere il prodotto interno lordo, che quindi richiedono più denaro e così via, che non sono effettivamente dei beni. Tutta l'energia in più che si consuma in una casa mal costruita, tutta la benzina in più che si consuma in una coda sono delle merci che fanno crescere il PIL e quindi il giro di denaro, ma che fanno diminuire il benessere. Noi dobbiamo disaccoppiare il concetto di merce dal concetto di bene e a questo punto abbiamo bisogno di indicatori diversi per misurare il benessere di una nazione e dei suoi abitanti. Il concetto di merce e benessere è stato per esempio disaccoppiato in quei comuni che hanno introdotto la ricarica per il vino, il latte, per il detersivo o l'acqua minerale. Il risultato è che si sono utilizzate meno risorse, ne ha guadagnato l'ambiente con meno rifiuti e minor costi di smaltimento, così poi li puoi investire da un'altra parte. Questo vale per Colorno, per quel consorzio di 60 aziende pugliesi, ma per tutti quei comuni virtuosi che in questo o altri modi hanno iniziato ad invertire la tendenza. È un'idea di economia applicabile a tutti i campi e si basa sul miglior utilizzo della risorsa numero uno, l'energia. Petrolio e gas inquinano,
possiamo anche far finta di niente, ma un giorno o l'altro finiranno. Per questo è importante integrarli con altre fonti di energia e utilizzarle al meglio per farle durare di più. Un esempio viene da un paese della foresta nera, dove consumano meno energia, ma non hanno smesso di fare quello che facevano prima. Quello che vedremo potremmo definirlo un esempio di liberalizzazione dal basso.